Secondo me è importante fare un discorso sui media, sulla notizia, cioè dovevano essere dei televisori. Non, questi sono proprio dei televisori ad alta risoluzione, ma sono dei televisori, per cui c'è un discorso sulla notizia, cioè queste persone scompaiono prima nella vita, poi scompare la notizia. La relazione fra disegno e video è proprio in un certo senso l'impossibilità di metterli in relazione. Il loro contatto viene a creare una strana scossa, insomma, anche, posso dire, anche due tempi diversi, perché il disegno appartiene veramente al passato, il video all'attualità, la videoproiezione in un certo senso ancora di più. Il soggetto dell'opera è, diciamo, è King Kong, che rappresenta bene o male l'alter ego dell'artista, e praticamente uso l'immagine della figura del King Kong che fa la sua vendetta contro New York, una città che nel film originale, il classico di Hollywood del 1933, l'ha ridicolizzato. Ecco. Nella mia opera King Kong si prende la vendetta, va a combattere a Times Square contro la Statua della Libertà, e mangia gli agenti di borsa. Con spirito di vendetta si rifà ai giochi di potere della città. Quest'opera si pone in relazione a tutto il resto del mio lavoro. Anche vuol dire, se formalmente sembra apparentemente diversa, tipo è una tecnica scultorea, per cui io lavoro sulla forma, lavoro su un oggetto già esistente e lo ricopro in qualche modo inserendo un fattore diverso, per cui una sorta di forma spazio-temporale diversa. L'oggetto viene rivestito ma perde corpo, è un po' come se io dipingessi utilizzando un pennello 3D. L'opera appunto del fine 2007 è praticamente un tentativo da parte mia di far incrociare due diversi filoni su cui sto lavorando, che è quello meccanico della fotocopia che ho usato in varie opere in precedenza e del video anche, quindi meccanico insomma, un po' più freddo magari, che non si addice magari particolarmente a un pittore quale sono io, e poi appunto quello della pittura e del disegno, cercando di trovare una via di mezzo, un punto di incontro tra questi due media. Quando mi hanno offerto di fare questa quadriennale, ho pensato che fosse la chiusura perfetta del cerchio.
Perché appunto la Quadriennale del 2003 è stata la mia prima cosa, credo, in Italia in assoluto. Poi quell'anno è stato l'anno in cui ho iniziato la mia, attività di come si chiama, di artista, no? Allora, il lavoro che sto facendo per questa Quadriennale, essendo un'installazione ambientale che però puoi soltanto vedere attraverso una finestra, tu non hai accesso alla sala, quindi in realtà è come... rimane in qualche modo sempre come un lavoro bidimensionale, però ha, oltre la bidimensionalità del vetro della porta, c'è anche la tridimensionalità della sala. Edizione della Quadriennale 2008 ha deciso di presentare un'installazione dal titolo Di là dello sguardo, la corda lega. Sono una serie di disegni su tele ovali abbracciati e vestiti da corde intrecciate con le mie mani. Opera che posso dire che si intaglia nel mio lavoro in maniera anche innovativa, essendo una performer che ha concentrato soprattutto il suo lavoro scultoreo attorno al corpo. In questo lavoro sento che mi sono staccata, però ho avuto bisogno di continuare a trovare una fisicità e quindi questi ovali che si vengono abbracciati, intrecciati da questi intrecci di corde della tradizione italiana, sono anche un modo per vestire comunque un disegno, quindi per cercare una forma di innesto. E questo abbraccio veste e ricopre comunque una fisicità che non c'è più, ma che comunque io cerco di farla uscire fuori, come magari uno specchio invecchiato che cancella l'immagine. In occasione della Quadriennale ho scelto di presentare l'ultimo lavoro che ho fatto, un lavoro fatto con il sapone, ed è una riflessione sulla città. Io sento la città come se fossero delle griglie, e delle griglie nelle quali tutti noi siamo imprigionati e ci muoviamo, e a volte non ci rendiamo conto comunque di essere, appunto, di muoverci in questi labirinti. L'opera si chiama Di notte ed è un quadro molto grande. Sono partita da un racconto di Kafka ed è stata la prima volta che mi lascio come prendere da una storia e la rappresento. I soggetti sono sempre i bambini. In un spazio quasi silenzioso, loro riescono a proiettarsi nel mondo degli adulti ed è questo il momento che mi interessa di più. Innanzitutto io sono felice e con me sono felici quelli che hanno lavorato alla Quadriennale, che poi sono i veri artefici di questa cosa straordinaria. La commissione che ha selezionato gli artisti è formata dal professor Canova, appunto dalla professoressa Bertola, dal professor Corà, da Daniela Lancioni, da Claudio Spadoni.
Thank you.